L'ossigeno-ozonoterapia rappresenta una tecnica innovativa per il trattamento dell'infiammazione nelle patologie dell'apparato muscolo-scheletrico. Esistono diverse modalità di somministrazione dell'ossigeno-ozonoterapia, ma la procedura più utilizzata in ambito ortopedico è sicuramente quella di tipo infiltrativo. Si tratta di una procedura sicura, ben tollerata dai pazienti, non provoca reazioni allergiche, può essere utilizzata anche in pazienti con controindicazioni alla somministrazione di terapia cortisonica e può dare ottimi risultati se praticata da medici di comprovata esperienza. L'ossigeno-ozonoterapia ha un importante effetto antinfiammatorio, favorisce il rilascio di endorfine, ottimizza il legame tra ossigeno e globuli rossi, ha un importante effetto analgesico in quanto favorisce la vasodilatazione, il rilassamento muscolare e la riattivazione del metabolismo muscolare. Inoltre, la sua capacità antimicrobica la rende una tecnica ulteriormente sicura ed efficace. Oggi trattiamo una paziente affetta da artrosi di ginocchio in una fase precoce in cui l'indicazione chirurgica sarebbe eccessiva, per cui abbiamo proposto un trattamento infiltrativo con ossigeno-ozonoterapia. Ovviamente l'ossigeno-ozonoterapia può essere utilizzata anche per altre articolazioni, come la spalla, le articolazioni di polso e mano, la caviglia. Generalmente usata non soltanto per le patologie di interesse infiammatorio legate a patologie di tipo reumatico come artrite reumatoide, artrite psoriasica, ma può essere utilizzata chiaramente nell'artrosi, nelle condropatie in fase infiammatoria, nelle bursiti, in tutti i quadri infiammatori di natura post-traumatica. Generalmente sono necessarie tra le 3 e le 5 applicazioni con risultati a lunga distanza di grande soddisfazione per il paziente e per il medico.